C'è questo particolare, la parlata del Chiogiotto. Com'è la parlata del Chiogiotto? Allora, la parlata del Chiogiotto. In Chiogiotto. Il Chiogiotto è particolare, è rude. Il pescatore vecchio Chiogiotto. Allora fuori, pescare, pescare, basta, pescare, via. Via, via, via. Via, via, pescare. Questo parlava così Chiogiotto. Quando ero bambino, mi ricordo, c'erano ancora tanti vecchi pescatori. Ma non si vi capisce mica quando parlate in Chiogiotto. Ed è questo. Ma non è che non si capiscono le parole. Non parlarmi in Chiogiotto. Sì, ma... Allora, e se parlo Chiogiotto, è facile che non ti capisci perché mi mangio le parole, le taggio prima, e le vento le storie, te capisco, qua te arriva, guarda, in te arriva, in te arriva, in te arriva, scusami, però io sono fatto così, in te arriva, in te arriva, no, in te arriva. Quando c'eravamo fiogli, quando eravamo ragazzi, no? Quando c'eravamo fiogli, se non mettevamo qua in te arriva, ci mettevamo qua, nella riva, e il nostro gioco era questo. Arriva, se peschi pagane, e stasera che voglia che ho del risotto coi go, go, te la riva con la balanza pesca i fiori. Schissa gran si e butta su avanzi. E sonta il sabbio, che pasto. Cosa succedeva una volta qua sulla riva? Si metteva qua, anche sulle altre rive. Noi giocavamo a pescare. I go, adesso, vanno, non so, 20 euro, 25 euro al chilo, ma una volta ci tiravamo dietro. Allora li portavamo a casa e facciamo il brodo di go. Il brodo di go. Il brodo di go. E sulla riva pescavamo con la balanza. La balanza sono quelle rettine, presente... fatte quadrate, quelle reti quadrate con gli archi sopra, sì. Ecco, che si butta in acqua. Schissa gran si e butta su avanzi e zonta il sabion. Si andava quella rettina a granchi qui sulla riva. Certo. Si schiacciavano i granchi, si buttavano giù avanzi gli altri pesce che si era tirato sulle teste, quello che viene, e zonta il sabion. Cioè aggiungi la sabbia. Perché si aggiungeva la sabbia? Perché? Perché? Perché altrimenti il mangime rimaneva sopra. Ah. Mentre con la sabbia va sotto, i pesci vanno sotto, vicino alla rete, tu tiri su questa rete quadrata fino ai bordi dell'acqua, rimane la sacca e con il guadino, la vuolega, vai la? A... Vuolega. Non so neanche ripeterlo. Vuolega. 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 Il guadino, sai, il retino, si andava a tirare su, hai capito? È il retino che è quello? È quello il retino? No, quello lì è un cogolo. Un cogolo, ma cioè, che adesso è chiuso. Niente, un sistema di pesca un po' più lungo si usa di solito. Questo è abbastanza estetico, se vogliamo. Noi stiamo passando vicino a un altro baccaro, che è l'altrove. Questo è un baccaro con cucina, che non è un ristorante. Se tu lo vedi, assomiglia molto a una birreria, però è un baccaro e c'ha la cucina. Quindi qua si può anche mangiare, però un baccaro, quindi abbiamo è stato creato un po' la situazione, vedi infatti c'è scritto baccaro con... Certo che mangiare qui. Qui trovate Mattia, che è simpaticissimo, vedi queste situazioni con le botti, uno si siede qua, guarda, sembra... Cioè, si dire, siede qua, eh? Dai, altro, dai. Hai capito. Vai. Vi posso dire sia quando che dove, tutte le sere al baccaro altrove. Qui mi ricordo però un'acqua alta eccezionale. Qui forse c'era un panificio. E mi ricordo che c'era l'acqua che arrivava. Beh, guarda, ci sono stati dei momenti che era una cosa esagerata. Guarda, guarda, devo nominare anche Alberto. Alberto? Sì, sì, me lo sento perché è bellissimo. Tu vedrai stasera, vedi tu queste lucette. Sì. Quando saranno accese, qui ci saranno i tavolini, tutto sull'azzurro. Baccaro, Riva Vena, fame, sì. E sete. 80. 80. Vedi l'idea di loro, dei ragazzi? Io ho confidenza più con Alberto, che veniva a catechismo da mia madre, pensa, a casa mia, io me lo ricordo per quello. 80 fame e sete, vedi che idea, che non è male? E qui praticamente puoi fare la tua cicchettata, però è un po' raffinato, se vogliamo. Un nuovo acquisito, Chiogiotto, che lui è di fuori, ma è Chiogiotto, che ha fatto...
una gelateria che era quella che ci mancava. Perché baccali, ristoranti. Lui ha avuto l'idea, dice, ma senti, bevete, lui, bevete. Lui, che si chiama? Vieni, vieni qua, ti posso presentare, buongiorno. Dai. Anche signore. Ciao. Io sono di passaggio. Per passaggio, Francesco, un buon gelato sicuramente. Grazie. Ecco, lui ha deciso di fare, no, voglio vestire qui. E lui non è chiozzo. No, dillo di dove sei. Monsenice. Padovano. Allora, lui arriva dal fuori, ha visto tal cosa, bene. Cosa ha fatto? Guarda come si chiama questo posto. Si chiama Gelateria San Giacomo, qui siamo al rione San Giacomo. Capito? Ok. Ti fa specialità un po' di tutte le tipologie d'Italia, quelle, problemi, tante cose, quelle cose, sai, il cioccolato siciliano. Pistacchio del Bronte, fatto col vero pistacchio del Bronte, quindi un po' salato come pistacchio. Come mai a Chioggia? Perché ho conosciuto 12 anni fa mia moglie sottomarina in spiaggia e siamo rimasti affascinati da questa città, ci piace, ci è rimasta nel cuore e abbiamo investito qua, semplicemente. Quindi hanno creato questa cosa che mancava. Curiosiamo un attimo. Sì, perché no? Dai, fate vedere i colori. Guarda che lui fa lui, Cioè, qui si parla di gelato artigianale. Quindi guarda, ecco. Quindi uno arriva di Ravenna, anche il bambino, oltre che l'adulto che gli piace mangiare il problema, l'adulto sai, magari si beve lo spritz, ma il bambino dice, ma si spritz e le robe, va bene, bevono la Coca-Cola. E quindi qui suoneresti che cosa? In una gelateria? Ma... Pronti, via. Ma quanto freddo fa? Ma quanto freddo fa? Ma se fa caldo, mangiamo gelato. E vai tranquillo che a San Giacomo è già preparato. Bravo, bravo. E artigianale, ti dirò niente male. Veramente su Ravenna siamo arrivati al punto che poi non ci manca niente. Basta che persone però fanno così, con stile. Questo è sempre. Grazie, sai. Ciao, è grazie. Stato davvero un piacere. Ciao. Buon lavoro. Dove andate oggi? Faccio il giretto così e torno indietro. Li fai vedere un po'. Dai. Fa un giro per noi. Fai la ciosà, come diciamo. La canalata. La canalata. Vedi, questo è comunque su un stile classico, vedi, anche se comunque un'imbarcazione. Ma questo è legno e. È resina, proprio che è su stile classico, un po' io dico la Popeye. Ognuno si vive. È un gozzo, esatto. Il gozzo è quello che ti viene se non bevi lo spritz dopo del cicchetto. È giusto anche questo qua. Ciao carissimi, gente di mare che se ne va. Io vorrei mostrarti, provo a vedere un attimino. Ciao Cristina, ciao. Posso far vedere buongiorno. Facciamo uno scorcio dell'antichità qua, okay, che c'è, ciao cara. Guarda, lei Cristina, bellissima oggi più che mai, guarda. Grazie. No, non si è preparata, guarda lo che sapeva. Lei lo sapeva. Non lo sapeva. È preparata, no, secondo. È sempre una sorpresa, è sempre una cosa bella, ecco. Perché ci porta un po' di energia. Ecco, buone. Allora lei, oltre che essere una cara amica, ma qui ci vogliamo tutti molto bene, sai. È un gran figo, dentro e fuori. È l'unica merceria di Chioggia. Sì, dal 1956. Cioè. Avevo iniziato la mia nonna, poi mio papà, io, mia mamma e mio papà, adesso sono rimasta con papà e tiriamo avanti. Terza generazione. Nonna, i miei genitori e adesso ci sono anch'io. Chioggiota marinante? Metà padovana, metà emiliana, ma trasportata. Sono meticcia. Sì, però mi sento chioggiota. No, è più chioggiota perché lei comunque è cresciuta a Chioggia. Sì. Lei è della mia generazione, non ci conosciamo, ma tutti noi ci siamo cresciuti qua. Cristina, molto gentilmente, se ce l'ha, altrimenti vi può indirizzare in qualche modo. Che assomigliano? In Riva. Riva Vena. È la vena di Chioggia. Ma quindi vedi. Ecco, tutte queste cose, il spagnoletto, le cose. Faccio ancora i bottoni foderati a mano. Ah, esatto, lei fa ancora i bottoni. Cosa sarebbe? Ma fagli vedere un attimo, veloce, così. Veloce? E quindi uno sceglie il colore della stoffa, hai capito? Il tipo di bottone, cioè, che vuole ricoprire,
E invece di avere il solito bottone con i buchini, viene fuori il bottone, quello classico che c'è nel giubbottone, nel cappotto, nella sedia, la sedia vecchia. Allora, per questo è importante tenere le tradizioni, sai che io ci tengo viva le tradizioni. Ecco, vedi, semplicemente, no, come in tante altre cose assemblate, si mette il maschio e la femmina, si sceglie il pezzo di stoffa e metto, io sono appassionato di queste cose. Sai, Lorenzo, che mia madre faceva la sarta? Ah. E io sono cresciuto attaccato alle cotole di mia madre, come si dice qua, no? Alle cotole. Sì, sì, attaccare alle cotole perché non c'erano i guinzagli come adesso per i bambini e noi stavamo attaccati alla gonna della nostra mamma, vero? Anche tu avevi tua madre carissima, cari sempre vicina. Guardando si impara. Lei e sua madre era una personaggio favolosa, eh? Deve vedere tutta la sua famiglia. Noi ci conosciamo con Cristina da quando eravamo bambini, abbiamo avuto anche la stessa tipologia di problema che ti dicevo, quella via della sindrome di Tourette, e quindi siamo molto vicini. Vedi, semplicemente... Era la mia cara catechista. E mia madre li faceva da catechista, come a tre quarti dei ragazzi di Chioggia Sottomarina. E così vedi, per magia, viene assemblato il bottone. Wow. Il bottone da sedia, da cappotto, quello che viene. È stato un piacere, ti voglio grazie, bene. Tino, ci vediamo, ragazzi, ciao, ci vediamo presto. Ciao, dai, grazie mille. Ciao. Davanti all'antica pescheria c'è la rosa scicchetteria. Siamo arrivati alla rosa scicchetteria, cioè la scicchetteria. Ma spiegami, ma ce n'è una per tutte, le inventi? Ma io l'invento, io sono un improvvisatore, faccio musica spontanea. Musica spontanea. Vedi che adesso a quest'ora comincia a smuoversi. Guarda che ti mostro un pezzo di staffa del baccaro fritto, guardali qua. Eccoli qua. È una coppia, Baccaro? Una coppia che lavorano dove assieme. Si mangia, si beve. Però questo è il baccaro, sai, ti dicevo, questa è la tipologia di baccaro, ristorazione take away all'americana. E dopo ti faccio capire, dopo ti mostro bene. Loro loro sono persone bravissime, anche loro siamo cresciuti assieme, ma qui siamo cresciuti tutti. Loro, nome? Loro, guarda, Lucia e Andrea. Lucia e Andrea, Lucia è storica, è figlia di un'amica di mia madre, che quindi noi ci conosciamo, anche noi siamo cresciuti tutti assieme. Quindi stiamo parlando di autoctoni della Rivavena che lavorano in Rivavena. Sì. Hai capito la passione quindi che gira sono attorno? Sono di là o sono di qua? Loro sono di qua? Loro sono di là come negozio, quindi lei abita adesso. Di qua. Abito sempre di qua. Ah sì, giusto, di qua. Chiuso. Al momento è chiuso, ma poi no, ma adesso stanno un po' tra dopo. Poco. Sì, ma vai tranquillo, poi vedrai l'evolversi delle cose. Vi voglio bene, ciao, ciao, a grazie, dopo. Ciao. Ecco, qui siamo alla Rosa Scicchetteria, dove vedi com'è? Non è un ristorante, però ti trattano un po' come ristorantino. E quindi tu sai che qui bevi lo spritz buono ha un prezzo giusto per lo spritz buono. Insomma, il dai. Pesce buono. Certo, davanti all'antica pescheria c'è la rosa scicchetteria. Siamo proprio davanti all'antica pescheria. Quindi questo pescheria. È come essere in un guarda, film. Guarda che roba. Colori, profumi, perché... I profumi purtroppo non riusciamo ancora a farli sentire. Ma ti rendi conto che tu stai facendo un giro che... Tu come forestiero, perché oggi sei forestiero, dovresti pagare caro questo giro. Guarda, veramente. Ti porto leggermente giù di cale. Qui c'è il Gebo, vedi quello che ti dicevo? Il Gebo? Sì, è chiuso ora. Non serve neanche andiamo a vedere perché è chiuso, non vedi niente, è tutto chiuso. Qui c'è il Barba, invece, che al momento è chiuso. Il nuovo Bacco, l'ultimo, proprio che è l'ultimo non per importanza, l'ultimo come... E tempi che è stato aperto, rinnovato, hai capito? E il baccano alla lanterna, noi lo chiamiamo dal Barba, e che c'è questo appena giù di calle. Calle? Qui siamo nella Calle Doria, mi sembra. Sì, qui c'era la famosa osteria numero uno. E qui c'è osteria numero panificio. Uno, ma quella della canzone? L'osteria numero uno? Allora, com'era? Osteria numero uno, in cantina non c'è nessuno, ci sta solo prete e frati che non si può dire cosa. Vai. E praticamente questo è il Bigoli, vieni qua, mostriamo, guarda, Bigoli, questo è il panificio che dicevi. Mm.
Preciosa Zemira, eccolo. Ciosa se mi le fa un